rimettere la proverbiale chiesa al centro del villaggio, perché stasera per Andrea Sottil l'esordio sulla panchina del Pescara sarà la prima di 6 finali che il neo allenatore giocherà, sapendo che quello di questa sera, oltre che essere il suo personale debutto, è anche il crocevia dal quale passa una buona fetta della salvezza biancazzurra. E non è un caso che Sottil, col poco tempo a disposizione, abbia una sola strada: affidarsi alle qualità dell'organico a disposizione. E l'accento in conferenza stampa infatti è caduto spesso sui giocatori e sulle loro caratteristiche. Secondo me quello che è più importante, al di là dei moduli che sono dei numeri che contano sicuramente, è mettere i giocatori nelle posizioni giuste, secondo me più consone alle loro caratteristiche. Quello che ho cercato di fare più è anche lavorare un po' sulla testa, sulle motivazioni, su cercare di riaccendere questa squadra, che secondo me, ripeto, è un'ottima squadra formata da giocatori sia esperti che giovani di grandi qualità. Così come non è una casualità che una mediana dispari nel 4-3-2-1, Sottil ha in mente, possa prevedere uno e un solo playmaker. Palmiero è il vero play di questa squadra. Ci parliamo prima di caratteristiche. Io lo conoscevo già, perché comunque seguo i giovani, in Serie C ci sono tanti giovani, l'ho seguito a Cosenza. Palmiero è un play naturale, quindi io penso che, io adesso non voglio, faccio allenatore, è andato via Brugman, la società ha preso Palmiero, quindi Palmiero è un play classico davanti alla difesa. Punte più strette o più larghe per un vero e proprio 4-3? Per Sottil molto dipende dai principi in fase offensiva. Pucciarelli e Galano supporteranno Maniero? Che lo facciano da vere e proprie ali o da trequartisti mascherati dipenderà dai momenti della partita. Mi piacciono i principi di gioco, cioè, intanto non è che sono molto d'accordo, Pucciarelli e Galano, insomma, non è che non sono due esterni da 4-3-3, Galano e Pucciarelli nella loro carriera hanno fatto sempre gli esterni nel 4-3-3. Poi possiamo parlare che magari non sono più dei giovanotti, ma per esempio io ho visto i dati dei GPS di questi due allenamenti, spingono come due animali. Quindi la distanza con i rivali di stasera è davvero minima, una lunghezza separa il Delfino dall'11 dell'ex Serse Cosmi, che Sottil conosce molto bene. L'ho avuto a Genova, è un allenatore che tira fuori il massimo dei suoi giocatori, chiaramente il Perugia, per quello che ho visto, ha una squadra dove una società secondo me ha investito, magari si trovano in questa posizione, anche loro sono in difficoltà, e sarà una bella partita. Ecco che prima parlavo di fame, di agonismo, no? Perché è uno spareggio, bello, bello subito caldo, e noi giochiamo in casa, di là che non ci sia il pubblico, però poco importa, e noi dobbiamo fare una partita di un certo tipo. In difesa davanti a Fiorillo mancherà lo squalificato Scognamiglio, e allora la coppia centrale sarà Drudi Bettella, a destra Zappa, a sinistra Del Grosso, con Memusciai e Busellato interni di centrocampo. Di tempo non ce n'è tantissimo ed è lo stesso Sottil a saperlo per primo. Perché oggi non c'è più tempo di fare mugugni, musetti, chiacchiere, non c'è più tempo, perché bisogna stare lontani dalla zona pericolosa e poi si vedrà. Dalla parte opposta Cosmi porta con sé Angella e Gyomber, i due difensori stanno lavorando per recuperare dai rispettivi infortuni, ma stasera potranno trovare al massimo posto in panchina. La squadra durante questa settimana ha lavorato bene, chiaro, abbiamo gestito alcune situazioni, perché soprattutto nel reparto difensivo siamo veramente contati, e quindi magari ho cercato io stesso di evitare anche altri infortuni che ci avrebbero veramente messo nei guai seri. Anche per il Grifo partita decisiva, come ammette anche lo stesso allenatore. Oggi abbiamo, da un lato siamo, almeno per quello che riguarda il mio staff, siamo soddisfatti del progresso della squadra sotto questo punto di vista, però purtroppo non basta, e quindi non è il momento questo di dire è importante fare la prestazione, adesso è assolutamente venuto il momento, non da adesso, da prima, però da oggi in poi il momento di dire è importante fare i punti.